Salve, voglio fare un video perché ne ho sentito una, letta, vista su Facebook, che io sinceramente non ne volevo parlare di politica, però questa bisogna che la dica, perché se è vera, io sinceramente spero che sia un fake, ma neanche un fake, una bufala di quelle esagerate, io lo spero vivamente. Ho visto che, non so se vi ricordate, qualche anno fa che venne quel ministro islamico a Roma, fece mettere le mutande le statue, coprire le nudità. Beh, c'è stato un parlamentare, ve lo metto, non, potrebbe essere una fake sicuramente, perché non, per me ci deve essere uno che con la testa è su un altro pianeta, per pensare di fare una proposta di legge di mettere le mutande alle statue. Cioè, mi dico io, siamo in un popolo abbastanza libero, gli islamici devono venire qua a comandare? Aspettiamo un po', che prima o poi lo faranno, ma adesso non credo che sia il caso di andare a mettere le mutande alle nostre statue, o il quadro che c'è a Bologna dentro la chiesa di Maometto all'inferno lo vogliono far togliere. Ma dico io, ma quello che ha pensato, ma solo pensato di fare una roba del genere, ma un colpetto non gli viene? Ma dico io, è assurdo. Io spero vivamente che sia un fake, ma di quelli grossi, eh. Poi là non lo so io, cioè andare a mettere le mutande a delle statue, ma dico io, ma la cultura è come adesso quella storia delle statue, perché ci sono le statue razziste e le statue non razziste. Ma le statue è storia, con l'accento al razzismo, con la storia. Se certi personaggi hanno avuto a che fare col razzismo, non vuol dire che perché sono stati razzisti bisogna demolirle. Cioè, beh, la roba è una roba anche questa qua, che poi il mondo. Ma qui la rivoluzione nera, la rivoluzione razzista, il razzismo, sono d'accordo che debba sparire, ma la cultura, perché le statue è cultura del passato, che è per ricordare i personaggi che hanno fatto anche del bene, oltre al male, è normale, perché se parliamo di stato di Napoleone, del gran bene non ne ha fatto, però è stato un personaggio, cioè mi aspetto quel punto qua che buttino giù anche la statua di Rocky. Brocchi Balboa che ha fatto la statua, cazzo, ma ha pensato tre neri e un russo, tirerà giù anche questa, perché a quel punto qua devono tirare giù tutto. Qui in Italia vanno a sverniciare le statue, mettere qui, di qua, di là, e poi dopo quel cretino là in America nel tirare giù la statua si è tirato addosso che l'ha finito l'ospedale. Geniale questo qua. Insomma, comunque la storia delle mutande alle statue, io spero che sia un fake di quelli mega galattici, perché se è vero c'è da menare qualcheduno. Basta, io di politica sono sempre stato un po' contrario, ma a sentire certe stronzate, sperando che siano false, mi viene la pelle d'oca, perché come cacchio si fa a pensare solo di mettere le mutande alle statue? Non lo so. Boh, io ho visto un filmato, poi da che l'hanno tolto, per me è una bufala. Poi io ci spero vivamente. Con questo basta, mi abbandono perché oggi sono già alterato. Basta.